Un saluto ai web spettatori, ci troviamo qui con il sindaco nuovo, io a pochi attimi dalla sua rielezione così l'ho definito, Antonio Spazzafumo, sindaco nuovo, non banalmente nuovo sindaco, c'è differenza tra la posizione di questo aggettivo, e quindi immediatamente diamo la parola ad Antonio Spazzafumo per salutare i web spettatori e dirgli già qualcosa, se lui si sente sindaco nuovo veramente nel senso proprio del termine e della definizione. Allora, buongiorno a tutti, grazie, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto. Sono rimasto sveglio fino alle 4 del mattino per rispondere ai 400-500 messaggi che mi sono arrivati. Ho dedicato a ogni messaggio, ho dedicato il tempo giusto per il ringraziamento perché è doveroso e rispettoso ringraziare chi mi ha fatto gli auguri. Sto metabolizzando la cosa perché chiaramente è successo tutto così velocemente che onestamente sono passato dalla corsa per poter vincere le elezioni alla scelta, quindi all'essere il sindaco di San Benedetto. Sembra un sogno, onestamente, perché ci ho creduto fin dall'inizio. Però sai, ci sono stati momenti in cui dicevo, ah, forse non ce la faccio, forse ci sono i partiti che sicuramente mi daranno filo da torcere, quindi magari la persona verrà meno, la persona, la mia figura verrà meno evidenziata, perché comunque la presenza dei partiti è un valore aggiunto, mentre noi eravamo solamente liste civiche, però non mi sono poi mai demoralizzato, mai abbattuto e niente, sono andato avanti fino a lunedì. A lunedì pomeriggio, quando è arrivato il risultato. Bene, io vorrei una domanda, insomma, 4-5 interrogativi, cioè, per come tu ti senti. Allora, se ti senti onorato, impaurito per il compito è gravoso, no? Onorato per il ruolo che ricopri, orgoglioso, come normale, no? Visto che sarà questa scelta. Oppure adesso comando io e mi faccio i comodi miei come fanno in molti spesso. Una volta per 11, una volta tocca a me, no, ci parto da adesso sono io e faccio quello che mi pare io, decido io. Lo senti come un peso? Ma guarda, Poi questi aggettivi sostantivi anche. allora certo, onorato sicuramente è il primo gesto che mi è venuto spontaneo, quindi non è stato nulla di premeditato, è stato quello di baciare praticamente il simbolo della città, quindi baciare è una forma è una rappresentazione, nel senso che con quel gesto io ringraziavo un pochettino la città. Impaurito, sì, sicuramente un po' di paura lì per lì c'è, perché poi capisci che insomma devi ampliare un pochettino anche gli orizzonti e quindi il lavoro che c'è da fare è veramente tanto, però insomma è stato un attimo, la paura è stata un attimo, è passata. L'essere autoritario no, no, non mi appartiene, non sono colui che è arrivato al No, podio. autorità è un po' nella politica, c'è questo vezzo, questo vizio, e se prima comandavi tu hai fatto i comodi tuoi, ma comando io faccio i miei. La No, prossima volta no, magari non ci sono, questa domanda no, no, no. cattiva, diciamo. Guarda, non rientra nelle mie corde, nel senso che io ho pieno rispetto anche del sindaco uscente, quindi non l'ho criticato sicuramente perché fa parte del gioco della politica, ma non sono mai sceso magari a delle critiche pesanti. Però no, adesso comando io e faccio io, no, adesso Faccio abbiamo. affari miei, diciamo, quando qui No, la no, no, parola. no, 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 affari miei. No, dico quello che è successo, io dico quello che vedo io, che succede spesso, che vanno lì e dicono, ma tu che vuoi, comando io, faccio io. No, Quando verrai tu, farai i comodi non tuoi. rientra nelle mie corde. Ho già Ma mandato un messaggio a tutti quanti i collaboratori comunali che sono all'interno dell'edificio comunale dove ho chiesto la massima disponibilità verso i cittadini. Possibilmente essere sempre con il sorriso sulla bocca, perché chiaramente chi si approccia
all'interno di questo edificio comunale, ci va chiaramente per chiedere qualcosa, un documento, un'informazione, quindi dobbiamo essere predisposti verso coloro che entrano all'interno del comune. E ho detto loro che comunque si devono sentire comunque orgogliosi di lavorare per l'amministrazione comunale, e questo orgoglio lo devono trasmettere ai cittadini. Quindi ho chiesto questo ieri nella mia visita ufficiale all'interno dell'edificio comunale. Bene. Sindaco, lei poco fa ha detto che la presenza dei partiti sarebbe potuto essere un valore aggiunto che l'aveva un po' preoccupata. E invece i partiti, come si conoscono o si conoscevano, si sono liquefatti e dissolti. A sinistra il PD non pervenuto è uscito dai radar, c'è la dottoressa Aurora Bottiglieri che rappresenterà il PD onorevolmente sicuramente, ma nient'altro. A destra sono rimasti dei personaggi dei quali non si riesce a capire la differenza tra essere della Lega o essere di Fratelli d'Italia, se non in interessi o presunti speranza di contatti o di affari. Non si capisce cosa Pasqualino Piunti rappresenterà Forza Italia in base al calcolo dei voti e quindi la collocazione, e quindi i partiti non ci sono. La sua coalizione, io la definisco, sono stato giustamente criticato, una coalizione minestrone, perché si sono visti anche la sera della sua elezione personaggi onorevolmente comunisti fino al midollo e personaggi altrettanto onorevolmente, non voglio dire fascisti, ma di destra fino al midollo, stringersi la mano e insieme festeggiare la sua elezione. Quindi patate con zucchine, cipolle con carote, bene. Il minestrone però adesso deve riuscire, perché poi questi vanno amalgamati. Lei riuscirà ad amalgamare questa eterogenea coalizione elettorale di cittadini che lodevolmente l'hanno votata? In pratica sono 5.464 persone più di quelle che al primo turno l'avevano votata. Quindi c'è questa coalizione di cittadini. Lista civica d'altra parte. Allora sicuramente al ballottaggio è passata la competizione tra il sindaco uscente e la mia candidatura, quindi molto probabilmente le persone hanno votato, i cittadini sammettesi hanno votato la persona. Il recupero che abbiamo avuto per arrivare in maggioranza è stata notevole, nessuno ci sperava. Ma anche a destra pensavano di aver già vinto. Io ho fatto in 15 giorni, ho fatto un lavoro molto, molto estenuante, quindi non, forse non si è visto, ma ho lavorato parecchio per cercare di recuperare quel terreno che serviva per arrivare alla vittoria. I miracoli esistono. I numeri. Infatti, questo è esattamente, sindaco, un caso di miracolo. Poi si può condividere o meno questo miracolo a secondo delle opinioni. È un miracolo politico, diciamo. Ovviamente degli scommettitori inglesi, non lo so quando avrebbero dato un mese fa l'elezione di Spazzafumo. 10-1, 10-2, eppure... Se avessi trovato la puntata ci avrei giocato, cioè avrei fatto la puntata, ma certo, sulla mia vittoria. È chiaro, vincendo una grossa... magari guadagnavo qualcosina. Un grosso premio, perché era dato sicuramente 10-1, 10-2, soprattutto dagli avversari, i quali ai loro invece hanno avuto le briciole. I cittadini hanno detto con i voti che se le meritavano, se le sono meritate quelle briciole, noi ne prendiamo atto e non possiamo contestare la decisione degli elettori. Quindi posso dire qualcosa sui numeri? No, sì. Io perché subito dopo le elezioni, vedendo un po' i numeri così approssimativamente, avevo pensato che Piunti aveva perso perché molta gente non è andata a votare. Invece, anche se andavano tutti a votare, avreste vinto lo stesso.
È notato questa cosa? Sì, insomma, la differenza questi era 1350 voti. Abbiamo contati uno per uno. Se andavano a 1350 votare, arrivavano a 9.700, invece tu ne hai presi 9.916. Quindi è un dato, secondo me, importante, che non sono bastati i traditori o i non traditori, tra virgolette, i non votanti per... No, non si scusate, non si tratta assolutamente di traditori, questi è più un tra virgolette, nel senso che non sono andati a votare, È stato punito non dagli astenuti, non possiamo dire che la colpa è degli astenuti, è stato punito dai 1350 cittadini che il 3 ottobre l'hanno votato e che il 17 ottobre non l'hanno più votato. Gli astenuti, e poi non credo che questi abbiano Scusa Nazario, parliamo una volta perché sennò si crea confusione. Non credo questo, credo che proprio non sono andati a votarlo. E quindi Piundi è stato abbandonato dai suoi elettori del 3 ottobre. I motivi sarebbe interessante saperlo, bisognerebbe trovarne qualcuno di questi 1350 cittadini che hanno detto no, Piundi, stavolta non ti rivotiamo dopo 15 giorni. Questo o non votiamo per niente. Un'analisi. Eh sì, non hanno votato per niente. A me quello che dispiace è stata la grossa astensione al voto. Questo è un dato molto grave. Vuol dire che la politica è molto lontana dai cittadini, e se riuscirò nell'impresa di coinvolgere queste persone, per me sarà anche questa una vittoria. La cosa che ho notato comunque e mi ha fatto molto piacere è che parecchi giovani sono andati a votare, questo sì, perché me lo hanno confermato i genitori. Quindi ho incontrato tanti genitori i quali mi hanno raccontato dei loro figli che sono andati a votare. Magari loro no, i figli sì. No, ma tra l'altro proprio ieri in comune mi ha fermato un amico che non vedevo da parecchio tempo, che ha il figlio che studia a Milano, e mi ha detto, è tornato per votare, e ha detto al padre, e ha detto anche mia sorella deve tornare a votare, dobbiamo votare spazzafumo. Cioè, dalla parte dei giovani c'è stato questo indirizzo, quindi la cosa mi fa ben sperare, perché insomma l'idea di coinvolgerli e di renderli importanti, perché è su di loro che dovremmo lavorare, è stata anche questa vincente. Sindaco, nella sua maggioranza, a proposito di giovani, ce ne sono diversi. Io tre di questi non faccio i nomi, che stimo particolarmente, sono due giovani maschi e una giovane femmina, li ho fotografati nella mia pagina Facebook, se vuole possiamo fare i nomi. Che sono... Ma io non li farei i nomi. Non li facciamo, però non questi li faccio giovani, perché... e ce ne sono anche altri, no, sì. Oltre a quei tre che io ho apprezzato particolarmente, ce ne sono anche altri, e non lo so se lei ha intenzione anche di valorizzarli nella sua attività amministrativa, perché sono giovani promettenti, fra l'altro, sì. Anche qualificati in termini professionali e culturali. Ci sono giovani veramente interessanti, ma ci sono anche tantissimi giovani che purtroppo non hanno preso i voti sufficienti magari per entrare in consiglio. È chiaro che cercherò di tenere collegate queste persone con dei progetti, con degli impegni, in modo da renderli partecipi. Ecco, questo è quello che ho idea di fare. E a questo punto dobbiamo fare una pausa e riprenderemo tra poco. Preghiamo i web spettatori, magari con il cursore, di non abbandonarci. Omara Group vende mezzi nuovi e usati, allestimenti personalizzati, attrezzature gru idrauliche delle migliori marche, manutenzione all'avanguardia, raddrizzamento telai, allineamento e convergenza, officina qualificata, magazzino ricambi plurimarche, veloci e affidabili. Portiamo a nuovo i vostri mezzi, con sabbiatura e verniciatura. Revisioni periodiche, assistenza e collaudi. Omara Group, la nostra officina, la chiave del tuo successo. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale,
oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Il tuo benessere è un percorso che ha origine da qui, da un materasso che fa la differenza. Per questo noi di Dorelan ne abbiamo fatto un'arte e una scienza, in una perfetta unione tra innovazione, tecnologia e alta manifattura italiana. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Di idee? Noi ne abbiamo di più con Galassia Store. Il professionista sei tu. Il più grande assortimento per il packaging alimentare, sia all'ingrosso che al dettaglio, per pasticceria, gelateria, ristorazione, fast food, aziende agricole e tanto altro ancora. Confezioni pratiche, sicure, ecologiche, personalizzabili, anche in piccole quantità. Siamo in via Enrico De Nicola 20 al Porto d'Ascoli. Seguici anche su Facebook ed Instagram e su galassiastore.it. Il professionista sei tu. Muffa, l'unico e inimitabile additivo antimuffa ecologico, naturale e profumato, certificato e brevettato. Easy Muffa, nel formato spruzzino da un litro, è pronto all'uso su tutti i materiali, pareti, armadi, divani, tende e indumenti. Completamente naturale e di facile utilizzo in casa. Easy Muffa è anche additivo per vernici e stucchi nel suo formato da 3 litri e 5 litri, da diluire direttamente nella vernice, in difesa di pareti e superfici da verniciare, esposte all'umidità e agenti atmosferici e parassitari. Garantisce la verniciatura per 10 anni. Inoltre la sua speciale formula rende tutte le vernici più coprenti. Easy Muffa, 100% naturale, 100% efficiente. www.easymuffa.it. Ristorante self-service Pesce Azzurro. Pescatori da sempre e da 40 anni anche ristoratori. Ogni giorno menù completo di pesce 14 euro. 6 piatti sempre diversi, 2 antipasti, un primo, pasta fatta in casa, 2 secondi, contorno, un buon fritto di calamari tutti i giorni. Acqua e vino alla spina, gratis senza limiti. Pesce Azzurro a San Benedetto del Tronto, via Colombo 24. Fatti furbo con il Pesce Azzurro. Da quello che ho capito, tu l'hai detto anche, non sei un politico perché non sei stato mai in politica, lei non è stato mai in politica, no? Ma io dirò di lei perché anche se ci conosciamo da tempo. Raccomando il formalismo. Però la seguiva la politica però? Si interessava di politica nelle ultime elezioni, per esempio quando ha vinto Piundi, quale fu la sua reazione da cittadino, per esempio? Ma sì, la politica io la seguo, da premettere che durante la giornata io seguo almeno 4, 5, 6 telegiornali, quindi durante la giornata, quando la pausa pranzo, piuttosto che a cena, piuttosto che la mattina, e quindi l'ho sempre seguita la politica. A me piace, la politica piace perché insomma è fatta di strategie, è fatta anche di cose belle, non sempre la politica. Non sei mai iscritto a un partito? No, mai iscritto a un partito, non sono mai stato iscritto a un partito, non ho mai avuto una tessera di partito, ma questo più che altro perché dall'età di 24 anni, quando ho iniziato a fare l'imprenditore, quindi avevo altri progetti, ed erano quelli di valorizzare l'impresa, la partita IVA che avevamo, io e il mio socio avevamo aperto. E quindi non avevo tempo né per la politica, purtroppo, né nemmeno per lo sport, visto che all'epoca ero un discreto calciatore, quindi ho dovuto anche lasciare quella strada lì, ho dovuto lasciare. Non ho rimpianti, perché poi alla fine quando persegui un progetto, quel progetto poi lo devi valorizzare, lo devi rendere bello, e niente. Poi si è aperta questa finestra e chiamato oppure
ha suggerito lei questa candidatura? No, io, no, 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 allora guarda, tu, è successo tutto in maniera... No, l'ha detto già nelle È successo tutto in maniera molto, molto spontanea, nel senso che avevo lasciato uno spazio della mia azienda a servizio del mio amico Stefano Gaetani, che è l'artefice di questo progetto, e appunto lui mi chiese uno spazio. Eravamo sotto Covid, sotto lockdown, quello un po' parziale, e quindi avevo lasciato uno spazio ampio per poter fare gli incontri, e dovendo rimanere lì perché poi avrei dovuto chiudere gli uffici, ascoltavo, poi a mano ho chiesto se potevo anche intervenire, e niente, poi mi sono cominciato a interessare al progetto, il progetto mi piaceva. Ero anche disposto a candidarmi nella lista che loro avrebbero fatto, ma così da consigliere, ecco, se. Poi è arrivata questa richiesta inaspettata da parte delle persone che erano attorno a quel tavolo, che insomma cominciava. Sì, mi è stato richiesto, io chiaramente l'ho valutato seriamente, ma in un mese più o meno ci ho pensato. Perché dovevo valutare i pro e i contro, sapevo insomma che il progetto era ambizioso. Beh, sapevo. Ormai è fatta, quindi. Sì, 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 no, beh, ormai ci sono con tutti i pantaloni dentro. Quindi. Cosa, poi San Mettese Puro Sangue, come lo era Piundi, mi pare? Io sono San Mettese Puro Sangue, Piundi, sì, lui, penso di sì. Il cognome è. Però ha sfadato una cosa, una richiesta di Piundi che ha fatto subito dopo. Che è finito l'era Martinelli, quando Martinelli, lui disse mai più un sindaco che viene dalla vita civile, come si può dire, non sia uno di partito in politica. Beh sì, io vengo dalla vita civile, quindi essendo imprenditore. Che lui disse mai più, perché sembra che sia la rovina, insomma. Che sia. Beh, se, vediamo quello che riuscirò a fare io, se... Io ho notato che dalle telefonate che ho ricevuto, dalle persone, ma anche dai sindaci dei paesi che sono a ridosso di San Benedetto, anche questi colleghi hanno delle grosse aspettative su di noi, anche su di me, quindi mi sono caricato un fardello ancora più pesante, anche perché questi colleghi vorrebbero che San Benedetto tornasse ad essere la città trainante. Vabbè, d'altra parte... C'è da dire comunque che non è che tra i politici siano incivili e i cittadini siano civili. Il discorso di Martinelli è diverso. Lì fu scelto come dignitosissima... No, io quello che ha detto più. Va bene, adesso non è ottimo coniglio dal cilindro, fu scelto all'epoca, poi ci fu... Beh, Martinelli è stato un buon sindaco. Certo, esistevano i partiti e i partiti lo mandarono poi a Ramengo. Adesso i partiti non esistono più, soprattutto il PD che, ripeto, si è dissolto, e questo ha avvantaggiato il sindaco eletto, perché l'inesistenza del PD chiaramente ha fatto sì che l'elettorato di sinistra o comunque di centrosinistra convergesse, come anche parte dell'elettorato di centrodestra. Quindi un candidato civico a San Benedetto del Tronto, a differenza che in altre città d'Italia, ha avuto successo anche per la dissoluzione totale del PD, che altrove invece ha dato sindaci. Quindi è un fenomeno particolare che meriterebbe approfonditi studi, il fenomeno San Benedetto del Tronto. Intanto il sindaco se ne avvantaggia in termini elettorali, ma sicuramente renderà positiva questa situazione particolare a San Benedetto del Tronto. Ora, se siete d'accordo, io passerei invece alle cose più concrete, nel tempo che ci rimane, alle priorità, perché durante i dibattiti preelettorali, tutti e quattro, dico quattro perché uno non volle firmare questi impegni e non gli ha portato bene perché non è stato eletto, gli altri tre neanche, però perlomeno lo hanno firmato, quindi che ne pensi, Nazareno? Vogliamo lei? Io per esempio leggo fra le cose, le priorità, quelle che aveva anche fra l'altro indicato Spazzafumo, perché sono state indicate da Spazzafumo,
Lei sindaco ce l'ha di fronte, la prima, dalla sicurezza in poi, connessa alla pulizia, deco urbano, commercio e così via. Si sente di confermare questi suoi impegni? Ma guarda, sono degli impegni che io ho preso, sono questi, perché come ho detto già all'epoca la città chiede questo e io dovrò sforzarmi affinché questo venga realizzato. Io li riconfermo tutti, adesso vado per... Sì, vado. Qui sono molte cose importanti, la digitalizzazione dell'amministrazione comunale, le telecamere che possono vigilare veramente, non solamente in modo estetico, estetico la città, come anche la delinquenza minorile, locale e quant'altro. Bene, poi non so, Nazareno tiene molto anche alla secondo impegno, che è la città grande del Piceno. Guarda, io ho ricevuto un commento di un lettore che mi dice: nuovo sindaco, il sindaco nuovo, come ben dice Buscemi, dice della città grande cosa ne pensa e della Bretella cosa ne pensa. Pare che non gli interessino molto queste due cose. Io ho detto della città grande, io ho risposto, è stato un po' vago, diciamo, spazzatamente, della Bretella, ha detto la cosa migliore secondo me è che bisogna spostare l'autostrada. Ma guarda, sulla città grande, proprio stamattina mi sono sentito con il sindaco di Grottammare, quindi mi ha chiamato per farmi complimenti, ma così come è successo ieri con altri sindaci della zona, così anche come il sindaco di Ascoli, ho chiesto chiaramente di poterci incontrare, soprattutto quelli che sono a ridosso dei confini sanmettesi, ho chiesto di incontrarci per cominciare a discutere quelli che sono gli argomenti comuni, diciamo, dei paesi e della città di San Metto. Quindi l'idea di allargare, iniziando già dai servizi che vengono erogati su questo territorio, è un aspetto principale, quindi trovare coesione e coordinamento su quelli che sono i punti fondamentali, penso che sia il primo passo. Poi dobbiamo ragionare sempre in grande, perché chiaramente un conto è parlare per 50.000 persone, un conto è parlare per 120.000 persone, ecco. Dunque, i primi passi, sì, certo. La terza la faccio pure io perché mi riguarda, poi la quarta no, ma a proposito di città grande, scusa, sì. Vorrei un'aggiunta. La dimostrazione è che adesso, al di là dell'obiettivo finale, non so, sarà 100 anni della fusione di varie città, eccetera, ma la cosa più apparentemente banale, che potrebbe già rivelare una collaborazione a cui lei ha accennato già interloquendo con il sindaco Piergallini di Grottammare, le faccio un esempio banale che non è tanto banale, quell'orrendo incrocio che si trova di fronte alla chiesa di San Filippo, che è spaventoso, semafori di qua, incroci di là, gente che gira verso Via Ferri, gente che gira di là. E quando dissi a un dirigente dell'urbanistica: ma perché non si fa una rotatoria, lo spazio ci sarebbe, lui mi rispose, peraltro giustamente, dice: no, perché a 100 metri, lì siamo proprio al confine esatto tra i due comuni, a 100 metri c'è un semaforo a Grottammare che dà poi su Piazza Carducci, che porta su Piazza, che se il comune di Grottammare tiene il semaforo, quindi qui la rotatoria non la possiamo fare perché non c'è colloquio tra semaforo e rotatoria a 100 metri di distanza. Quindi questo è un esempio di che una collaborazione fra città potrebbe portare, viva Dio, ad una rotatoria davanti alla chiesa di San Filippo Neri e magari un'altra davanti al a posto del semaforo, che ne pensa? Si potrebbe, ma guarda, io sulle rotatorie, sulle rotatorie comincio ad avere qualche dubbio, onestamente, perché da quando hanno fatto la rotatoria a ridosso tra Porto d'Ascoli e Martinsicuro, visto che io comunque lavoro lì, la rotatoria che hanno fatto è diventata una sorta di tappo. Sì, perché lì c'è il tappo, è vero, ma lì perché c'è un aspetto patologico, adesso non andiamo a approfondire, che riguarda Martinsicuro, c'è un aspetto patologico, ma riguarda giù, però le rotatorie in generale sì, dovrebbero snellire il traffico, questo sì. Snelliscono, certo, se c'è un semaforo a 100 metri poi non funzionano più. A proposito della viabilità, qual è
la via dove ci si mette più tempo per entrare nella statale 16. A via Roma. No, via Roma c'è il semaforo. No, via Roma, scusa, via Risorgimento. No. Per immettersi senza semaforo? Senza semaforo. Beh, oddio, adesso... Via Manzoni. Via Manzoni, via Manzoni per immettersi nella nazionale, anche con lo scooter o con la bicicletta. Ma perché lì non c'è neanche il semaforo. Sì, lì è esatto. Non c'è neanche il semaforo. Qualcosa bisogna fare lì, sindaco, certo. Non lo so. Io mi capita spesso di passarsi lì. Via Manzoni in larga. Andrebbero messi semafori intelligenti. Che riescono ad interagire con il traffico, come quelli che sono verso Santa Lucia. No, ma lì è una strada larghissima. Quello intelligente, più o meno intelligente, quello. Oddio, che lo vedo sempre spento, lo vedo. No, quando c'è si accende. È una strada larghissima. Anche perché via Manzoni è larga, ma è anche vero che l'incrocio. Molti hanno la gentilezza di bloccare una corsia con per rimettersi. Vari. E quindi chiaramente lì un semaforino forse ci starebbe, intelligente vedremo. O meno, più o meno intelligente. Adesso le difficoltà le sanno i tecnici. Vedremo, sì, con i tecnici che sono esperti, io non sono un urbanista. Però la realtà è che lì per attraversare è difficile. Verissimo, certo. Poi c'è un tema riguardo il tema che sta a cuore che è la sanità. Sì, vabbè, senza che stiamo a riprendere il discorso di dove localizzarlo o meno, e riparlando con non si è presentato come consigliere o meno, cioè Urbinati, e che lui la pensa, insomma, diciamo come me, come chi diceva che l'ospedale la Vallata sarebbe la soluzione migliore sia per Ascoli che per San Benedetto, e diceva: adesso guarda, tu non hai parlato prima, perché giustamente se uno dice non voglio l'ospedale San Benedetto, una Vallata era penalizzante anche per il candidato che portava avanti lui, no? Sarebbe lei, no? Adesso, una volta eletto, potrebbe cambiare l'idea, visto che due ospedali di primo livello effettivamente non possono esserci, oppure cercherà di barcamenarsi come ha fatto Castelli, che prima ha detto una cosa e poi ne dice un'altra, e lui prima diceva che si potevano fare, adesso non si può fare, facciamo mezzo qua, mezzo là. Cambierà qualcosa adesso, una volta che è difficile dirla adesso, magari ne riparliamo fra qualche mese ne possiamo riparlare. È chiaro che bisogna parlare con la regione, bisogna far capire quelle che sono le esigenze del bacino che interessa San Benedetto e i paesi limitrofi, vi considerando anche Martinsicuro, perché non tralasciamo anche la parte del Teramano. È chiaro che non possiamo permetterci di avere un ospedale nelle condizioni in cui è oggi il Madonna del Soccorso. Anche perché nelle forze che l'hanno appoggiato ci sono due che hanno idee esattamente contrarie. Infatti. L'ho fatto notare in una trasmissione televisiva, dove appunto ho fatto notare questa cosa che era sul programma del nostro sindaco. Lì bisogna trovare la soluzione migliore. Poi, sì, la soluzione migliore sicuramente va cercata. Che sia una, dopo però la soluzione può essere anche un'altra. A me ammetto che non mi farebbe piacere in Ascoli, no. Però, San Benedetto è un punto strategico per molti. Però per molti bisogna motivi. Essere anche, insomma, diciamo l'impossibile è impossibile, diciamo, no? Va bene. Facendo gli scongiuri sulla sanità, anche perché purtroppo tutti prima o poi devono ricorrere alla sanità, per cui si spera che sia la più efficiente e la più raggiungibile possibile, facciamo un'altra pausa. Questa è For2Go, un'applicazione per il tuo telefono che ti permette di ordinare cibo a domicilio con un solo click, e funziona così. Apri l'applicazione e cerca il tuo ristorante preferito o quello a te più vicino, a seconda di dove ti trovi. Esamina il menu e fai la tua scelta. Infine, clicca su Completa ordine per concludere la tua richiesta, e se hai qualche osservazione da fare, puoi tranquillamente aggiungerla. Appena ricevuta la conferma del ristorante, For2Go invierà una notifica sul tuo telefono.
Questa applicazione ti permette anche di selezionare nuovamente i tuoi piatti preferiti. Clicca su Ordinane di nuovo per scegliere le portate già ordinate in precedenza. Niente più ore di attesa al telefono per chiedere un servizio al ristorante, cercando informazioni, spiegando come vuoi il tuo ordine e comunque sprecando tempo nell'attesa che qualcuno risponda alla tua chiamata. Fame? Fortugo. Dobbiamo fermarci. Siamo senza benzina, papà. C'è il pieno. L'unico che deve ricaricarsi è lui. Fino al 40% di risparmio carburante grazie alla tecnologia E-Tech Hybrid. Nuovo Renault Captur E-Tech Hybrid. Si ricarica mentre guidi. Tuo da 139 euro al mese. Renault protegge il valore della tua auto nel tempo. Insalatona Goji Island, salmone marinato, mango, ananas, bacche di goji e crostini di pane. A me piace. Ma i giudici siete voi. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'Anisetta Meletti. Il successo dell'Anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Perché scegliere Fisolab? Da noi non ci sono tempi di attesa. Trattamento tutto compreso ad un unico costo fisso. E poi le valutazioni sono sempre gratuite. Ed ora anche le visite medico-sportive. Vi aspettiamo! Bene, riprendiamo e c'è un altro argomento che vorremmo trattare, quello in generale dell'informazione. Devo confessare che la precedente amministrazione trattava l'informazione con due pesi e due misure, forse a costo di essere smentito, ma abbiamo gli elementi, arriverò oggi agli elementi. C'era la amministrazione che dava in anteprima sotto banco notizie ad alcuni e non le dava ad altri, per esempio Riviera Oggi. Questo è ingiusto, sarebbe stato ingiusto anche il contrario, che l'avesse date sotto banco a Riviera Oggi e non agli altri. Auspichiamo che la nuova amministrazione, anzi l'amministrazione nuova,
nuova, l'amministrazione nuova, si comporti in modo, come tu devi comportare in modo corretto. Le notizie o si danno a tutti o non si danno perché sono da ritenere riservate. Quindi un ufficio stampa è un ufficio del comune che dia notizie a tutti contemporaneamente, come va fatto. Poi chiaramente gli altri poi possono elaborarle come meglio credono e ritengono, quello è un altro discorso. Per esempio, sindaco, sono circolate notizie che sono false per definizione. Adesso spiego perché. Perché nel momento in cui registriamo, lo possiamo dire che è mercoledì alle ore 11 più o meno 10:55, in questo momento, poi magari gli web spettatori ci vedranno domani, il sindaco Antonio Spazzafumo non è stato ancora né proclamato né ovviamente tantomeno aggiurato. Non essendo proclamato ancora e non essendo avendo ancora giurato, il sindaco Spazzafumo può dire le bellissime cose che abbiamo detto, però non può neanche spostare una sedia in comune. Figuriamoci se muovere i dirigenti o fare chissà che cosa, come è apparso sulla stampa. Quindi ciò che è apparso sulla stampa ieri, martedì, è falso per definizione, perché il sindaco non poteva fare nulla. Forse chi ha scritto quelle notizie ignora norme di diritto amministrativo, sindaco, che anche gli studenti della ragioneria dovrebbero sapere, figuriamoci gli universitari o i laureati. Ecco, il sindaco, fino a che poi, appena avrà giurato, potrà fare tutto quello che speriamo ritenga utile fare. Prima guarda, non sono entrato ancora. Manca una sedia, esatto. Non io ancora non sedia. Sono entrato nemmeno nell'ufficio del sindaco. Non ha giurato, certo, correttamente, non ha giurato, quindi, quindi detto questo, noi ci aspettiamo notizie vere e noi Rivera oggi c'è il vizio di darle le notizie vere, quelle false. Rivera oggi ha un altrettanto pregio di non darle. Dico bene, direttore? Sì, ufficiali. Noi vorremmo dare notizie che sono ufficiali, anche se qualche... Ufficiali qualche, vere, non certo, false. Anche qualche anticipazione si può fare, però non dire che una cosa che tu mi dici è successo questo, poi sotto scrivi potrebbe succedere. E secondo me non è giornalisticamente corretto. No, a parte questo, posso Peppino? Posso andare? È per Bacco, sì, no, dica, però invece sono già voci maligne, io le chiamo maligne perché fin quando non sono provate le voci sono maligne, insomma, no? Sulla sua persona. Che mi può dire? È inutile che sto a elencare cosa, insomma, guarda, in particolare magari. Guarda, sotto ballottaggio, ma anche in precedenza, sono girate delle notizie diffamatorie, anche molto pesanti. Addirittura girava voce che prima della presentazione delle liste che io avessi dei procedimenti penali. Sapete tutti che per candidarsi anche bisogna presentare... Anche adesso, non solo prima, anche adesso. Sì, sì, bisogna presentare il certificato del tribunale dove viene dichiarato che non ho precedenze penali, che non ho procedimenti penali, che, insomma... Sono state tirate fuori ad arte delle informazioni e delle notizie che erano totalmente false. Io non ho procedimenti penali, io non ho niente, e quindi è chiaro che cioè, dovevo andare a contrastare queste notizie diffamatorie, ma chiaramente se c'è stato un tantam sui social, come è successo, tra l'altro è successo che su una comunicazione social fatta da una persona, figlio di una persona, di un politico di San Benedetto, ho telefonato chiedendogli di fargli rimuovere quella comunicazione social perché era altamente diffamatoria, spiegandogli anche le motivazioni e chiedendo anche di mettere le scuse ufficiali su quei social perché erano notizie chiaramente false. Però non si sono fermati perché comunque mi hanno anche raccontato che persone dell'altra coalizione che era in competizione con me sono andate in giro per negozi a dire che io ero un delinquente. Allora, passare da delinquente, insomma, ce ne passa, cioè io ho sempre rispettato tutti. Sindaco, scusi, possiamo dire che è gente che non ha studiato? Sicuramente. Perché se io voglio diffamare una persona, me informo. Se gli attribuisco delle colpe amministrative, non posso dire che è pendente.
ripeto, sto facendo un esempio, non posso dire che ha pendenze penali, devo dire che io ho fatto il paragone perché ho risposto a questi geniali social, l'ex presidente proprietario della Samb, a cui sono state, che ha delle pendenze di questo genere, vere, ma non ha pendenze penali, sono pendenze amministrative e fiscali, quindi manco hanno studiato, perché uno deve studiare prima di se vuole fare essere credibili. E poi un'altra malignità per malignità, io ho sentito puzza di roba insufflata, roba ispirata, roba telefonata. Sì, roba, sì, no, ma anch'io... Ripeto, una malignità, però io malignità per malignità... Ma guarda, secondo me non è nemmeno tanto una malignità, anche perché poi ho capito anche da quale parte arrivano queste notizie, ma chiaramente chi è che ha iniziato a divulgarle dovrà caricarsi di una responsabilità enorme. Cioè, perché poi giocando su questo poi rischia di bruciarsi le mani, la lingua, la penna e tutto. Ma quindi, guarda, poi tra l'altro basterebbe solamente dire che il giorno della conferma della mia vittoria a sindaco, che io l'ho atteso la notizia proprio in azienda dove c'erano i miei collaboratori, e i miei collaboratori hanno voluto farsi una foto con me, perché comunque i miei collaboratori sono stati i primi ad essere contenti di questa vittoria. Sono persone che lavorano con me da tanti anni. Ieri abbiamo festeggiato con una persona di 25 anni di appartenenza all'azienda. Quindi sono, che poi dire che io non pago stipendi e contributi, veramente, per uno che è stato sempre preciso e puntuale, senza mai saltare un mese, nonostante anche il periodo lockdown e di pandemia. Sindaco, l'hanno confusa in modo banale e pedestre con Domenico Serafino, però insomma, voglio dire. Beh, insomma, c'è una bella differenza. C'è una bella differenza. Ma basta, guarda, secondo me basterebbe anche consultare qualche istituto bancario locale senza andare a chiedere oltre. No, ma per carità. Ma no, anche per, tanto guarda, le informazioni poi alla fine girano anche velocemente, quindi basterebbe consultare qualche istituto bancario, visto che qualcuno ha la possibilità, lavorando all'interno degli istituti dove io mi servo, possono tranquillamente guardare lo stato, perché hanno detto anche che sono sceso in politica perché avevo una marea di debiti. Cioè, è successo anche questo. Cioè, io ho debiti è la cosa più... Va bene. Da parte mia, allora, io stendiamo un velo peloso. Da parte mia, io concludo con una battuta, nel senso che il cognome si addice molto, perché io spesso dicevo che si fa molto fumo, faceva la precedente amministrazione, spazza fumo. No, ma allora scusa, Nazareno, mi provochi, c'è un suo sostenitore, figlio di un mio caro amico dell'epoca, suo sostenitore di destra, il quale ad una... Vabbè, quella è una battuta, persona che è adusa a passare varie partite, eccetera. Tu sei minifumo, dicendo. E allora lui gli ha risposto: noi abbiamo eletto uno che il fumo lo spazza. Bellissimo, meraviglioso. Non ho risposto sulla stampa. Poi rispondi. La cosa, secondo me, più importante, i tempi di realizzazione. Noi siamo stati sempre corretti, no? Con Piundi, ma anche precedentemente con Gasper. Noi per un anno, diciamo un anno e mezzo, forse troppo, osserviamo lasciando poi lavorare, poi se serve facciamo quello, speriamo che non serva con lei quello che è servito invece con le precedenti tre amministrazioni, secondo sempre Riviera Oggi, io sono il direttore, insomma, secondo me, ecco, i tempi di realizzazione. Sì, una volta inserito, magari una volta ufficializzata la carica, chiaramente comincerò a lavorare, perché dovrò presentare... Un anno e mezzo. Sì. Ma sì, va bene, un anno e mezzo va bene. Va bene per cercare di sistemare... Le prime cose. Sì, no? sì, le cose che servono nell'immediato, insomma. Poi volevo rispondere, mi pare, sulla domanda sulla stampa, mi pare, dicevo, Sì, no, sulla stampa, per me la stampa è importante. Io ho sempre detto, da quando mi sono esposto, ho sempre detto che la stampa deve essere libera, non deve essere faziosa, non deve essere di parte, ma questo vale anche adesso, non perché io cerchi una stampa che mi sia a favore.
Assolutamente no. Se io dico che devo dare una notizia che domani piove, la stampa deve scrivere che domani piove, non deve dire che domani magari c'è il sole, potrebbe essere variabile. Cioè, io sono del parere che la stampa libera deve riportare quello che è. È anche una reazione giusta alle critiche, secondo sì, me. Sì, le critiche possono essere giusto o meno, però il sindaco ha il dovere e il diritto di spiegarle. Ma scherzi, le critiche devono essere anche costruttive, certo, se vengono fatte giusto per demonizzare la questione piuttosto che la persona, insomma, sono critiche sterili alla fine. Sindaco, lei il 20 e 21 gennaio si dovrà, suo malgrado, ecco, per parlare di processi, si dovrà costituire in giudizio, ma il 21 gennaio chiaramente sarà solo un'udienza di costituzione perché le cause civili vanno, però adesso la procedura civile è più breve, è stata abbreviata, per cui si dovrà in giudizio per responsabilità ovviamente non sue per quanto riguarda chi dovrà pagare il manto erboso del Riviera delle Palme, che noi abbiamo notizie, ne pubblicheremo prossimamente, accederemo anche ai dati segretati dalla precedente amministrazione. Si segretano dati riguardanti la pubblica amministrazione, sindaco, le pare una cosa seria? Si segretano no, le violenze carnali, gli stupri, la pedofilia, ci mancherebbe, ma non le tendenze sessuali, che ne so, ma non dati su proprietà del comune. Allora il sindaco Spazzafumo sarà costretto, suo malgrado, a costituirsi in giudizio nella causa che la Powergas, fornitrice del manto erboso, farà ha fatto al comune, in quanto comune, chiaramente, non le persone. Quindi in questo senso il sindaco ci avrà questa gatta da pelare, l'affronterà come il sindaco, l'ex sindaco mi disse che in tribunale ci sarei andato per altre cose, non per questa. Certo. No, quindi mi sembra. Sì, quella dei cosi, sì, quella dei. Non lo so. Quindi, delle male lingue. Delle male lingue, quindi sì, io poi no. Però quindi mi toccherà andare in tribunale anche per cause, ecco, non è dovuto. Vedremo. Bene, io ho concluso, Peppino. Se... Il sindaco, non possiamo che fargli tanti auguri, certo. Perché io personalmente non vorrei essergli, non si offenda, sì, neanche camicia, perché no, nel senso... Grazie. No, ma grazie, nel senso che dovrà fare cose mai viste, ecco perché nuovo sindaco, non sindaco nuovo banale, nuovo sindaco, perché dovrà fare cose tante che non sono state fatte negli anni precedenti. Le male lingue, sempre le male lingue, dicevano che Piunti era il Gaspari Ter. Piunti fu eletto grazie anche a Gaspari, che segò il competitor di Piunti, quindi fu eletto grazie anche a questo. Adesso Spazzafumo avrà un compito gravoso, impegnativo, ha una coalizione capace di intelligenze ed energie di farlo, perché da solo, chiaro, non è che può fare tutto da solo, non è Atlante che si carica sulle spalle la città di San Benedetto, no, eh? Avrà una collaborazione, anche una larga maggioranza, è prevedibile ancora più larga se coloro che magari no, sono in Consiglio Comunale, e potrà fare cose che finora gli altri non hanno fatto, le dovrà fare lui tutte. Quindi auguri, in bocca al lupo, crepi il lupo, viva il lupo, viva il lupo, viva il lupo, no. E vada. Anche perché la città ha un grandissimo bisogno di cominciare a crescere nel senso totale della parola crescere, sbaglio? È vero. E questo è il compito ancora più pesante. È ancora più pesante. Il fardello è grosso, è pesante. Bene, ringraziamo il neo sindaco nuovo, come dice Buscemi, Spazzafumo, a risentirsi le prossime volte, insomma, quando ci sarà bisogno. A disposizione. Grazie.